Buongiorno a tutte. In questo video scopriamo assieme qual è uno dei finti alleati della vostra beauty routine. Quasi quotidianamente, mentre dialogo in consulenza, scopro che un semplice gesto compiuto da molte di voi in realtà è un finto alleato per la salute e di conseguenza per la bellezza della vostra pelle. Di cosa sto parlando? Sto parlando delle salviettine struccanti. Capisco, dopo una lunga giornata di lavoro, magari si torna a casa esauste e si ha ovvio l'esigenza di detergersi, di rinfrescare il viso. E a quel punto usare la salvietta struccante è veloce, pratico e in quei momenti di stanchezza sembra proprio essere innocuo. Tutte noi sappiamo che è molto importante togliere dal viso tutti i residui di polvere, di trucco, di prodotti della giornata, ma allo stesso tempo siamo così stanche per fare la scelta giusta sul latte detergente e sul tonico e alcune di noi, per fortuna, finiscono per ripiegare sulle veloci salviettine. È vero, sono molto veloci da usare, ma il danno che loro provocano alla pelle è importante, purtroppo. Infatti, per togliere tutto dalla pelle bisogna strofinare bene il viso, gli occhi, e questo strofinamento eccessivo, direi, comporta a lungo termine una sensibilizzazione e un invecchiamento precoce della pelle. Ma non è finita qui, c'è ben altro. Essendo loro imbevute di ingredienti aggressivi, tipo alcol, tensioattivi, per asportare anche il trucco più ostinato, la pelle del viso perde tutta la sua barriera naturale di protezione perché viene asportata e la pelle spesso si infiamma. E sapevi che uno dei responsabili principali dell'invecchiamento cutaneo è proprio l'infiammazione della pelle? Se vuoi ottenere una pelle radiosa, bella, sana, liberati da questo finto alleato di bellezza. Quando le donne iniziano a cambiare anche solo la detersione del proprio viso, la loro pelle rifiorisce completamente. Credimi, bastano pochi giorni per vedere già i primi risultati. Tu provaci e poi fammi sapere. Ci vediamo presto.